Zoo e il dottore. Che cosa succede? Puck! Dove sei finito? Sarà meglio che resti a letto. Vado a prenderti dei semi per uccelli e qualcosa da bere. E quando torno ti leggo una storia. Oh, sarà meglio andare a chiamare la mamma. Lei saprà cosa fare. Vieni, mamma! Guarda! Sì, direi proprio che non si sente bene, Bisù. In ogni caso, non sembra sia troppo grave. Sarà bene comunque farlo vedere dal medico. Lo chiameremo dopo aver preso papà al lavoro. Bene, allora a più tardi, dottoressa. Grazie. Ecco, tutto a posto. Quando torno lo portiamo subito dal medico. Grazie, mamma. Mua. Fai il bravo. Sì, me ne assicurerò di persona, altrimenti lo darò in pasto agli squali. Quali squali? Gli squali affamati che sono nel lavandino del bagno non hanno ancora fatto la colazione. Neanch'io. E potrei mangiare più di loro. È quello che mi aspettavo. Allora, che cosa ti piacerebbe per colazione? Vermi fritti o lumache con toast? No, mi piacerebbero delle uova di rana strapazzate, per favore, nonno. La sua tavola è da questa parte, signore. Ho paura di aver terminato le uova di rana, signore. Andrebbero bene dei cereali. Sì, grazie, nonno. Dovremo preparare la colazione anche per Puck. Non si sente tanto bene. Oddio, quanto mi dispiace, povero Puck. La mamma dice che non è una cosa grave. Però, tra poco lo portiamo dal dottore a farlo visitare. Puck! Ti ho portato la colazione! Miglio! I tuoi semi preferiti! Puck! Puck! Dove sei? Puck! Puck! Nonno! Hai visto Puck? È scomparso! Scomparso? Avevo capito che non si sentiva bene! Proprio così! Devo ritrovarlo! Ciao, Zoo! Nonna, hai visto Puck? Certo, caro! È un uccellino con un becco giallo e tante belle piume verdastre. Oh, scusa, Zoo. È successo qualcosa? Sì! Non riesco a trovarlo! E non si sente bene! Oh, santo cielo! Temo proprio che non sia qui. Però se lo vedo... Grazie, nonna! Avanti! No, Zoo, non l'ho visto. Spero che stia bene, anche se sta male. È malaticcio, poverino, e... Ecco, adesso fatti coraggio, Zoo. Sono sicura che sta benissimo. Lo spero anch'io, bisnonnina. Puck! 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 Puck, dove sei? Ciao, Zoo! Stai cercando qualcosa?
Sì, Pock. L'ho cercato in tutti i posti. Beh, dove l'hai visto l'ultima volta? Nel mio letto. Non si sentiva tanto bene stamattina. La mamma ha detto che lo porteremo dal medico a farlo visitare. Secondo me, quando l'ha sentito, ha avuto paura. È volato via per nascondersi? Sì, forse! Pock! 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 Elsie, dove sei? È ora di andare! Arrivo, mamma! Ci vediamo là! Sì, ci vediamo là! Mm? Là dove? Dalla dottoressa! È il giorno delle nostre iniezioni! Iniezioni? Oh no! Non me lo ricordavo! Bisù, sei pronto? Sbrigati! Che dobbiamo andare, capito? Sì, mamma, ho capito! Sì! Iniezione! Nessuno metterà un ago nel mio braccio! Pock ha avuto una bella idea! Nascondersi! Devo nascondermi! Zu, io sono pronta! Vieni, che facciamo tardi! Bisù! Bisù? Ah, sei qui! Su, adesso andiamo, su. Non devi aver paura della dottoressa. Non sei tu quella che sta per avere un grosso ago piantato nel braccio? No, su, non è così terribile come sembra. Sì, è anche peggio. Quanto a te, Pock, faresti meglio ad accompagnarci. Il dottore dovrebbe dare un'occhiata anche a te. Non ci metterà molto, Bisù. Saremo a casa prima di quanto immagini. A casa sì, ma con un gran buco nel braccio dove mi hanno infilato l'ago. Grazie, dottoressa. Mm? Prego, Elsie. Non essere tanto preoccupato, Su. È veramente gentile. Allora, chi è il prossimo? Avanti, Su. Ciao, Su. Mettiti seduto. Oh, ma com'è carina questa tua amichetta. Come si chiama? Pock, ed è un maschio. Oh, ovviamente sì. Non si sente molto bene. Oh, santo cielo. Sarà il caso di dare un'occhiatina anche a te? Oh, coraggio, Pock. Non voglio farti del male. Perché non vai tu per primo, Su? Fai vedere a Pock che non c'è da aver paura. Beh, va bene. Davvero bravo, Su. Così ci si comporta. Vedrai, non sentirai niente. Non sono sicuro qual è il braccio che mi servirà di più. Perché dopo l'iniezione non potrò più usarlo per un po' di giorni, vero? Posso avere una fascia? E può anche ingessarmelo, per favore? Ecco, finito. Bravo, sei stato molto coraggioso, Su. Meriti in premio una stella d'oro. Vuol dire che ha già fatto l'iniezione. Te l'avevo detto che non faceva male. Adesso tocca a te, Pock. Avanti, non c'è proprio da aver paura, te lo giuro. E poi ti dà la stella. La dottoressa ha detto che hai avuto un po' di raffreddore. Devi bere molto e riposarti. Papà, stai bene? Temo di aver preso il raffreddore. Secondo me dobbiamo portarti dal dottore. No, non è niente, Su. Sarò guarito fra un paio di giorni. No, papà, non devi aver paura. La dottoressa è veramente gentile e simpatica. E comunque, io vengo con te e ti tengo la mano. Oh, grazie, Su. E se sei davvero coraggioso, puoi anche avere una stella d'oro. Proprio come me. Guarda.